Dopo il derby vinto contro l'Isernia si torna a giocare qui al Romagnoli per la seconda giornata infrasettimanale prevista dal nostro calendario. È un mercoledì caldo con il sole che risplende sui nostri colori, questo è Campobasso Savignanese, è tutto pronto, forza Lupi! Quindi ci sarà subito questo calcio d'angolo in favore del Campobasso sulla bandierina d'Adalt. Effettua adesso il cross, il colpo di testa e sulla linea para il portiere romagnolo, occasionissima questa per i rossoblù quando siamo ai primi minuti di questa partita. Adesso la Savignanese che entra in area di rigore sulla destra, il tiro però accarezza l'esterno della porta, quindi si riprende con una rimessa dal fondo per il Campobasso. Danucci, lancio lungo per Cogliati, lancia la sfera, cerca l'uno contro uno, poi entra in area Cogliati. Adesso la Savignanese si porta in avanti, la fascia destra, c'è il tiro e poi grande occasione di testa, pallone si alza di pochissimo sopra la traversa difesa da Sposito. Comincia adesso il secondo tempo tra Campobasso e Savignanese. Il dischetto del calcio d'angolo a crossare al centro, poi attenzione a Tommasini, c'è il tiro da fuori da parte di Merio, si alza la palla sopra la traversa, perde il pallone, bravo qui Magri a recuperarlo, poi Cogliati si accentra, Cogliati bravo a superare l'uomo, allarga verso D'Adalt. Guarda al centro, attenzione per pochissimo, il Campobasso non trovava il gol del vantaggio con Magri. Diop, lancio lungo per D'Adalt che entra in aria, la diagonale però non favorisce l'inserimento di nessun attaccante. Adesso la Savignanese sulla da fascia destra, pallone al centro, attenzione, Tommasini libera l'area piccola, sec, Palmieri l'attacco per Branischi, ma esce bene il portiere della Savignanese a neutralizzare questa probabilmente ultima azione e finisce così la partita del Romagnoli, 0-0 tra Campobasso e Savignanese, senza reti questo turno infrasettimanale. Oggi non era la svolta, io per me la svolta è stata Isernia, che oggi ci voleva la riconferma, però ci tengo a precisare una cosa, che se noi facciamo un conto e ci vediamo la gara, nel primo tempo abbiamo prodotto, non so, qualche azione da gol, cioè non riusciamo a concretizzarla. Nel secondo tempo certamente ho cercato di cambiare per portare un po', perché giocare tre partite non è tanto facile. A questo punto ho cercato di dare più linfa. I cambi che ho prodotto a volte vengono bene e a volte diciamo che... Però ripeto, comunque abbiamo avuto una grande azione poi con Magri che potevamo... Alla fine un pareggio giusto, una squadra che non prende gol da quattro gare, una squadra che ha i stessi punti del Forlì, che costa il doppio del Campobasso, lasciatemelo dire, però noi andiamo avanti per la nostra strada. Se voi vedete ci abbiamo 9 punti, andate a vedere un po' la classifica, ripeto, anche se io sono sempre molto critico con me stesso, io dico che
È una squadra che comunque cerca di venire fuori, cerca di venire fuori domenica, giornata dopo giornata. Noi gli attaccanti ce l'abbiamo, adesso recuperiamo pure Branichi e forse anche lui. Noi dobbiamo riempire più l'area di rigore. Se riusciamo a riempire più l'area di rigore, io penso che tutto quello che produciamo lo possiamo pure tramutare in gol. Questo secondo me è il mio... Però oggi il Campobasso, che non è stato un Campobasso brillante, ma è stato un Campobasso che ha avuto contro la Savignanese, che questa è una squadra che, andatela a vedere, ha vinto fuori casa a Notaresco, ha fatto grandi risultati. E, ripeto, noi guardiamo a noi stessi, però non sarei così, voglio dire, pessimista, ecco. Certamente noi abbiamo da migliorare, ma lo sappiamo. Stiamo andando avanti per la nostra strada, per quello che è il programma nostro di quest'anno, però penso che parecchi di noi ci siamo dimenticati come siamo nati quest'anno. Io non lo voglio dire, però, non lo voglio dire, però ogni tanto ricordiamocelo. Tomasini, era arrivato già a Isernia, bene, sì. Oggi già a ritrovare 90 minuti, insomma, innanzitutto come sta a livello fisico? Ha recuperato bene? Sì, ho recuperato dall'infortunio, quello già era da domenica a Isernia, però siamo ancora alla ricerca della migliore condizione. Il mister ha riproposta terzino destro, lei nasce centrale. Io sì. Però insomma si adatta. Mi adatto diciamo un po' a tutti e quattro i ruoli della difesa, non è un problema, siamo a disposizione dell'allenatore. Passando la partita con 0-0, come mi raccolgo? Ma guarda, c'è un po' di rammarico perché probabilmente potevamo fare qualcosina in più. Questo lo sappiamo, siamo consapevoli. Però c'è anche da dire che domenica abbiamo dato molto a Isernia per portare il risultato a casa. Oggi giochiamo dopo, mi sa, 2 giorni. Quindi un po' di energie sono venute a mancare. Speriamo di recuperare questi punti domenica in casa di nuovo. Dopo la